Eccoci qui dopo lo spettacolo è finito, un'ora e un quarto circa, sono stanca ma felice, terra di rosa, vite di Rosa Balistreri, l'ho intitolato così perché secondo me Rosa ha avuto più vite, è un po' la mia visione, il mio sguardo su questa storia, come dei vermi, io dico nel mio spettacolo che si spezzano e si ricostruiscono infinite volte, Rosa ha avuto, io dico sempre che Rosa è nata, morta, rinata, infinite volte appunto, e ho scelto di raccontare questa storia perché penso che sia importante, sia attuale ora più che mai, perché racconta comunque storie che riguardano anche il nostro oggi, il nostro presente, la mafia c'è ancora, magari si vede di meno ma c'è, i soprusi, le violenze sulle donne, il maschilismo imperante, il patriarcato, sono tutte tematiche che continuano a esserci ancora oggi, ma come anche oggi c'è la lotta, c'è la rivoluzione, c'è la voglia di essere, di dire quello che si pensa, di cantare come Rosa, che non poteva cantare perché le donne dovevano stare a casa, se no erano puttane. E quindi per me questo spettacolo è un canto, è un urlo di libertà. Ancora al porto, qui stavano le acciughe. Oh, che sto lavoro pesante, mia figlia. Mamma mia, che me ne fotteva. E lì io mi sentivo finalmente libera. Ah, mi piaceva troppo assai camminare scalza per i quartieri della Marina cantando ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. Era la canzone preferita dei vecchi che stavano in piazza. Sempre mi chiedevano di cantarla. Mi dicevano, bro, canta! E io cantavo. In Rosa Balistreri io mi rispecchio come forza, sicuramente come voglia di dire quello che pensa, quello che pensava, io in parte sono così e secondo me un po' anch'io ho avuto dei momenti della mia vita, nonostante sia giovane, in cui avevo bisogno di ritornare alla vita e quindi dovevo spezzarmi per ricostruirmi e quindi questa lotta, questa voglia, questo coraggio di continuare a vivere nonostante tutto è una cosa che sento mia. Rosa! Ah, zia! Ma tu, dote, non ci n'hai! E senza dote, tu, non tu mariti a me figlio Angelino! Cu te lo dissi, dai lasciare, ma è più la morte, meno che sto dolore, ai 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 ai. La mia canzone, ma ce ne sono tante, ma sicuramente Terra che non senti è quella che ascolto, che canto con più emozione, perché la sento davvero mia. Maledetto tutti, maledetto prete, maledetto tu e ancora tu, maledetta terra che non senti, maledetto tuo momento che gravivo anche in terra, un tasto, un ferno, se 20 anni di tormento. Io stasera ero molto emozionata, più paradossalmente di altre volte, perché comunque sentivo che c'erano tanti ragazzi, sentivo e sapevo che c'erano tanti ragazzi in sala, e raccontare una storia così forte a dei ragazzi giovani che magari non sono abituati al teatro o che si stanno affacciando adesso è sicuramente molto emozionante. E sulla legalità per me
tutto quello che racconta Rosa, che cantava Rosa, ha a che fare con la legalità e anche con ciò che non solo è legale ma è legittimo, che fa parte non solo della legge dello Stato ma della legge umana, dell'uomo, dell'essere umano. E per me quindi è assolutamente un valore aggiunto essere qua in questo festival. Continuate a lottare sempre per tutto quello in cui credete, perché alla fine la vita, insomma, è questo, bisogna, è una lotta, si nasce già lottando, però solo lottando davvero per le cose in cui si crede si riesce forse a vivere un po' meglio. Ciao!